Adesso ci troviamo nella condizione di aver ripreso i lavori, di aver veramente dato un nuovo impulso. La ditta sta lavorando già da lunedì, lavorerà tutto il periodo estivo affinché la scuola possa essere riconsegnata prima della riapertura dell'anno scolastico. Devo dire che non è un giorno di festa, perché oggi cerchiamo di recuperare forse un tempo perso dovuto a mille fattori del passato e in qualche modo chiediamo scusa ai cittadini, ma posso dirvi che ogni giorno della mia attività amministrativa che ho fatto insieme al sindaco D'Alberto è stato volto affinché questa scuola potesse veramente tornare ad essere fruibile non solo alla collettività ma anche alle istituzioni studentesche. Sono lavori edili per circa 180.000 euro e 60.000 euro di impiantistici, per cui non sono pochi, ma nello stesso tempo abbiamo lavorato precedentemente affinché già il tutto potesse essere organizzato. Ho preso già contezza la ditta che dovrà ultimare gli impianti per poter riportare a conclusione. Devo dirvi che è veramente un momento importante per noi, un momento importante per tutta la collettività teramana, perché questo è il modo di agire quando si interpreta gli interessi di una collettività. Dal punto di vista amministrativo siamo intervenuti appunto per risolvere una questione che si era interrotta a seguito di una serie di vicende anche amministrative e burocratiche che in realtà, e questo è il vero problema, scontavano un problema a monte, all'origine del procedimento. Questo deve essere anche un segnale importante per tutte le opere pubbliche, soprattutto sulle scuole, per le quali le procedure devono essere seguite con grande puntualità, attenzione, e soprattutto l'esecuzione dei lavori deve essere monitorata costantemente. Siamo riusciti, attraverso un atto di giunta, a riprendere in mano la situazione, e questo ci ha consentito assolutamente di ripartire e di dare una prospettiva, appunto, di riapertura dei lavori e, aspetto molto importante, di recupero di una scuola, di restituzione di uno spazio importante, fondamentale per la frazione di Colle Atterrato.